Questa mattina ho azzerato la giunta comunale nell'interesse della nostra collettività. Perché l'ho azzerata? L'ho azzerata perché noi vogliamo che questo paese diventi un paese normale. Non è possibile che tutte le amministrazioni, senza nessuna esclusa, dopo il termine di un paio d'anni, 2 anni e mezzo, la mia già è durata 3 anni, ci sono queste persone che in maniera composita si disegnano geograficamente delle alleanze politiche, mettendo praticamente sotto scacco il sindaco di turno. Questo non è più possibile, non deve essere possibile, anche perché noi abbiamo lavorato tanto, tantissimo, abbiamo fatto di questa città una città più accogliente, una città più vivibile, abbiamo portato a casa più di 4 milioni di fondi europei, abbiamo avviato tutta una serie di attività che comunque sono soltanto l'inizio di un processo che deve andare ancora a completarsi, ma si deve completare in un'ottica lungimirante, perché noi abbiamo necessità che San Giovanni Rotondo possa pensare in grande, possa pensare a progetti strutturali che possono essere da volano di sviluppo per l'intera collettività. E penso alla città dello sport paralimpico, penso alla città di San Giovanni Rotondo come il punto di riferimento anche della cultura, non soltanto della spiritualità. Quindi mi riferisco all'IGF, la sede che hanno già deliberato di spostarla da Nizza a San Giovanni Rotondo. Penso che noi meritiamo come collettività di più, ma per fare questo bisogna far sì che questi personaggi, che tutte le volte si compongono per andare a mettere sotto scacco il sindaco di turno, vengano estromessi. Non devono più condizionare la nostra vita politica, non è possibile. Non è possibile perché questo paese deve diventare normale. E non ci sono normalità chiuse nella casacca di un partito o dell'altro. La normalità si trova nelle persone, nella bontà delle persone e che sposino praticamente un progetto amministrativo che dura gli ultimi 2 anni della nostra amministrazione per iniziare nella continuazione del programma già fatto, ma per realizzare quelle grosse opere che sono importanti. E mi riferisco alla Fogna Bianca, perché abbiamo fatto un lavoro straordinario, io, il segretario, gli altri uffici, abbiamo fatto un lavoro veramente straordinario per recuperare quelle somme. Mi riferisco a quanto dovrebbe svilupparsi, dico dovrebbe perché poi apriremo anche un chiarimento su quello che sta succedendo e che è successo intorno al palazzetto dello sport, che dovrebbe essere costruito nella zona vicino alla Conad. Ci sono anche altre grosse iniziative che hanno necessità di una condivisione politica, che non sia legato necessariamente a una casacca che si indossa, perché noi siamo cittadini di questa nostra terra, amiamo questa terra, dimostriamolo. Usciamo fuori dagli schemi e cerchiamo di fare terra bruciata di chi è che comunque ciclicamente crea quelle condizioni per mettere sotto ricatto il sindaco o l'amministrazione di turno.